Si sarebbe dovuta tenere questo sabato 26 febbraio, ma a causa della mancanza di neve slitterà al 12 marzo. Niente paura dunque per i tanto affezionati. Dopo 2 anni di stop, la Ciaspalot, che quest'anno giunge alla 18ª edizione, si farà. Tante le novità per la camminata notturna non competitiva, tra cui il numero chiuso di un massimo di 500 partecipanti e la scelta di un unico percorso breve di 6 km con un dislivello di 300 metri. L'obiettivo appunto è riportare le famiglie in Val Palotte. Sul percorso abbiamo sostanzialmente previsto una 50ina di volontari che saranno dislocati lungo i 6-7 km del percorso. Saranno presenti Aurobio Soccorso, Protezione Civile, Valtrompia Soccorso, sarà tutto coperto da un ponte radio. Aspettiamo molte persone da fuori, anche se ad oggi la maggior parte degli iscritti è comunque nel nostro comprensorio di Bergamo e di Brescia. Abbiamo all'ultimo momento individuato un solo percorso, per cui percorso breve, che parte lì sulle piste da sci, arriverò al Roccolo di Itolo e ci andiamo lungo la valle. È un fascino della nostra valle qui del comune di Pisogna, dove comunque è molto valorizzato e soprattutto dalle persone che vengono da fuori. Saranno premiati i primi 5 uomini e donne che taglieranno il traguardo, ma anche il gruppo più numeroso, mascotte di quest'anno, il pitoto della Val Palotte, fatto in legno di betulla. Come ogni anno individuiamo una mascotte così da poter poi distribuire ai vincitori e anche al comune. Negli anni scorsi era un pezzo di ceppaia, quest'anno abbiamo pensato con dei pezzi di betulla. Rappresenta soprattutto un legno pregiato del territorio del comune di Pisogna, sulla scia delle Olimpiadi invernali. Un'importante opportunità per il turismo montano e per la valorizzazione del territorio pisognese. Tutte le informazioni per l'iscrizione sono consultabili sul sito www.ciaspalot.com. Il turismo montano, mi capita spesso di dirlo, è altrettanto importante così come il turismo sul lago, però è in un certo senso anche più difficile svilupparlo perché rispetto al lago mancano le infrastrutture. La Val Palotte, come tutti sappiamo, è ricca da più punti di vista, però per tenerla viva è continuamente necessario organizzare eventi di questa natura e ci auguriamo che quest'anno vada tutto bene e speriamo anche che magari il tempo ci regali una spolveratina di neve.